Al giorno d'oggi rimorchiare è troppo difficile. Mi vedono tutte sempre come un amico. Dai, non vedermi come un amico! Ci vorrebbe proprio una magia. Ma aspetta, io conosco un mago. Aspetta, aspetta, qui c'è un caffè gratis. Buono. Mago, sto arrivando. Eccoci qua, Raffaello Corti, che piacere vederti. Abbiamo qui il mago più importante d'Italia, dopo il mago Forrest, Giuca Scasella, Roll Cremona, mago Casanova e tutti gli altri. Abbiamo Raffaello Corti, eccolo qua ragazzi. Ciao ragazzi. Facciamogli qualche domanda al mago, sfruttiamo il mago per scoprire i segreti degli altri maghi. Come ha fatto il mago Forrest a LOL a farsi suonare i capezzoli? No, credo siano accordati semplicemente bene, molto bene, sì. Ti faccio anche un'altra domanda, ma come fa Dynamo o come faceva Dynamo a mettere i cellulari dentro le bottiglie? Questo me lo sono sempre chiesto. Forse era d'accordo sia con i telefoni che con le bottiglie. Beh, grazie, grazie, non ci ho capito un c***o, però va bene. Confuso. Si può rimorchiare con la magia? Rispondiamo a questa domanda. Che ne so io? È ovvio che no. Dobbiamo andare a cercare una vittima per le nostre cringiate. Là. Allora vediamo se riuscirò ad approcciare con la magia. Ti farò vedere che riesco a indovinare il tuo numero di telefono. Sei pronta? Allora scrivi il numero con questa penna. Il mazzo lo metto in tasca, non è più utile. Pila dove preferisci sulla carta. Io non guardo assolutamente. Mi devo concentrare, Marco. Sta andando alla grande finora? Sì. L'hai scritto? Vai. C'è il tuo numero di telefono su quella carta? Falla mettere in mezzo. Perfetto, metti la carta nel mazzo. Perfetto, grazie del numero, ti chiamo stasera. Le conoscete le carte francesi? No. Tu neanche? No. Beh, quelli da poker, cuori, quadri, fiori, picche. Ok, ah, sì. Ok, ah, perfetto, ok. Pensa a una carta, quella che vuoi. Ok. Ok, che carta è? Due di picche. Ma puoi cambiarla? No. Ok, scrollo le carte. C'è solo una carta girata? No, è il 2 di picche, quindi non provateci con 2 di picche, no, Ines. Non provateci con Ines perché vi darà il 2 di picche. Questo è poco ma sicuro. La luce è buona. Poi tanto non possiamo cambiarla, quindi non sì, cioè. Ragazzi, vediamo se si può rimorchiare con la magia. Allora ti chiedo di scrivere il tuo numero su questo foglio e poi farlo vedere bene alla telecamera. Ok, vai, scrivi il tuo numero. Però poi lo vedono tutti. Cioè, vabbè. Hai scritto il tuo numero? Hai scritto? Tu? Hai visto il suo numero? Sì, c'è. Ok, bene. Allora, il numero di Chiara è 351 9 1 5 9 9. Ho indovinato, quindi posso tenere il numero, giusto? Sì, puoi tenerlo. Perfetto, grazie mille. Sono riuscito anche stavolta a rimorchiare con la magia. Incredibile. Ok, prendi una carta, quella che vuoi. La guardi, la ricordi, la fai vedere a lei. Ok, guarda, la rimetto in mezzo al mazzo, dammi una mano. Dammi una mano, mi ci metti l'altra mano sopra. Adesso cerco di capire qual è la tua carta. Era il K di cuori? No, perché in realtà noi non ci siamo, le carte non ci sono. Infatti se alzi la mano, tutte le carte non ci sono, tranne una. Sto male, che ridere. Tu l'hai capito? No, rifammelo, io stavo guardando lì, stavo facendo le facce buffe. Io non ce la faccio più, non ce la faccio più, basta! Eccoci qua, nuova magia. Allora, pensa una carta, quella che vuoi. Che carta è? Due di cuori. Ok, perché qui ho un mazzo di carte, se scrollo le carte, guarda. Due di cuori. C'è solo una carta girata? Sì, vabbè, ma non è possibile. Prendila, falla vedere. Come fai? Com'è possibile? Spiegacelo! Siamo qui con... Giorgia, Greta. Ok, allora, Giorgia, pensa a uno stato del mondo con la D. 3 secondi. 3, 2, 1. Pensato? Danimarca? Vabbè. Fuori il tuo numero, fuori il tuo numero. Ho indovinato, ragazzi. Provateci a casa. Potresti pensare a una carta, quella che vuoi? La pensi solo da poker? Ok, per me stai pensando ad Anna. È giusto? Anna, sì. Che carta hai scelto? Donna di quadri. Donna di quadri, perché qui ho un mazzo di carte e su ogni carta ho scritto un nome. Vedi, c'è Luca, Andrea, Valerio, Edoardo, Paolo, okay. Alessandro, Flavio, no, ci sono un po' di nomi. Giorgio, okay. Tu mi hai detto là? Donna di quadri. Sulla donna di quadri c'è un nome e il nome è Anna. Come hai fatto, mago? Ovviamente siamo d'accordo, cioè io gli ho scritto prima su Instagram, gli ho detto di la donna di quadri e così è stato. Ma così è facile. Sì. Ragazzi, abbiamo dei fans.
Che bello.